Guidare la moto nei mesi freddi, dove le insidie si nascondono dietro l'angolo, per noi motociclisti comporta avere una maggiore attenzione durante la guida. Asfalto sotto zero, sale sparso sulle strade per evitare che questi si ghiaccino, sporco e foglie sono solamente alcune delle insidie che ci troviamo a dover affrontare in queste stagioni. Per questo motivo ho deciso di acquistare questo treno di gomme di Atlas. Atlas è un'azienda turca che produce pneumatici dal 1974 e che in Italia e in Europa sta riscuotendo un buon successo. Ho comprato queste Winter Grip Plus che riportano la dicitura M+S, Made in Snow, quindi questo vuol dire che possiamo montarle dal 15 novembre al 15 di aprile con un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla carta di circolazione. Se invece le vogliamo utilizzare tutto l'anno, dobbiamo attenerci al codice riportato in carta di circolazione. Ovviamente, essendo delle gomme termiche, sono delle gomme con una mescola morbida, per cui se utilizzate nei mesi più caldi andremo a consumare di più la gomma. Ci tengo a precisare, prima di andare a vedere insieme come è fatto il battistrada di queste Atlas, che le gomme estive sotto i 7 gradi perdono la loro elasticità. La mescola tende a indurirsi, per cui va a perdere tutte quelle proprietà che ci garantiscono un certo grado di sicurezza in strada. Avremo quindi una gomma che durante le frenate aumenterà il suo spazio d'arresto, oppure avrà un grip inferiore. Quindi ricordatevi che se proprio volete girare con delle gomme estive in inverno, fate attenzione a questi fattori. Mentre la mescola delle gomme invernali è solitamente ad alto contenuto di silicio e questo ci permette di avere una gomma sempre morbida anche sotto i 7 gradi. Quindi prestate molta attenzione quando girate in moto con delle coperture estive, perché di fatto andiamo a guidare una moto con delle coperture che non ci garantiranno un certo grado di sicurezza. A conferma di quanto vi ho appena detto, ho trovato in box questo pneumatico estivo ormai usurato, però comparando questi due pneumatici potete capire quali sono i vantaggi ad utilizzare un pneumatico in inverno come quello termico rispetto a un pneumatico estivo. Le immagini parlano da sole, quindi mi raccomando, fate sempre attenzione quando andate in giro in moto in inverno. E dopo questa doverosa premessa andiamo a vedere insieme come è fatto il battistrada di queste Atlas. Come potete vedere, il battistrada delle Winter Grip Plus di Atlas presenta dei tasselli molto pronunciati, i solchi sono veramente importanti e all'interno dei tasselli troviamo queste lamelle. Le lamelle che sono presenti, come vedete in questo momento, all'interno del tassello hanno la funzione di intrappolare la neve per riuscire ad aderire meglio al fondo sottostante, sfruttando il fatto che il coefficiente d'attrito neve-neve è maggiore rispetto al coefficiente neve-gomma. Di conseguenza avremo un grip certamente migliore. Ovviamente, essendo uno pneumatico di mescola molto morbida, in estate o comunque sia con temperature più alte ai 10 gradi tendenzialmente hanno un consumo maggiore. Questo appunto perché, essendo una mescola morbida, come tutte le mescole morbide, tendono a consumarsi più velocemente all'aumentare della temperatura dell'asfalto. Ma come mi sono trovato con queste gomme? Allora, io in realtà ci ho percorso circa 3500 km, le ho prese a gennaio del 2023, un po' tardi, lo so, però visto che ci tenevo a fare qualche giro invernale, perché a me piace molto la stagione invernale per i suoi colori e per il fatto che c'è poca gente in strada, ho deciso di acquistare queste gomme. Partiamo subito dallo scenario dell'asfalto asciutto ma freddo. Le gomme, come dicevo, vanno subito in temperatura, quindi appena esco di casa faccio giusto quel chilometro, due chilometri e le gomme risultano già pronte e calde. Danno subito un senso di confidenza molto alto, in frenata sono eccezionali. La carcassa non dà segni di cedimento, come vedete io ho un GS, quindi una moto pesante e anche non è che sono un fuscello, ma devo dire che nelle infrenate importanti che mi sono capitate un paio di volte non ho avuto problemi per cui la moto si è scomposta per via del fatto che magari la gomma non riuscisse a tenere questo carico. Per quanto riguarda invece lo scenario in cui ci si trova a dover affrontare un'acquazzone, anche qui i pneumatici sono comportati veramente molto bene grazie a questi intagli
molto pronunciati che fanno in modo che l'acqua venga drenata molto facilmente. Non ho avvertito nessun problema anche qui sul discorso dell'acqua planning, in frenata hanno risposto molto bene, quindi per me questa prova l'hanno superata. Per quanto riguarda invece la situazione in cui mi sono trovato ad affrontare un manto stradale innevato, mi trovavo sullo Euler Pass in Svizzera, sono partito che non nevicava, ha iniziato a nevicare e si era già formato subito un centimetro di neve sull'asfalto. Ovviamente guidavo molto cautamente, però riuscivo tranquillamente a guidare intorno ai 40 all'ora. Ovvio, in presenza di curve bisogna rallentare, perché comunque sia stiamo guidando su due ruote, quindi non abbiamo la stabilità di quattro ruote come potremmo averlo sull'auto. Però anche in questo contesto, prestando le dovute attenzioni, le gomme si sono comportate veramente egregiamente. Per mia curiosità ho voluto testare queste gomme su della neve che era caduta già da diversi giorni e che quindi in alta quota aveva leggermente ghiacciato. In questo scenario queste gomme non hanno potuto far nulla, lì servivano appunto o le catene o delle gomme chiodate. Come dicevo prima, ho utilizzato queste gomme per 3500 km, quindi mi sono fatto un'idea, a breve le rimonterò sul GS e alla fine posso dire di essere rimasto veramente molto soddisfatto. Sono rimasto molto soddisfatto soprattutto dagli spazi di frenata ridotti che queste gomme riescono a garantirci. Infatti, se dovessimo effettuare delle frenate in inverno con delle gomme che solitamente utilizziamo nei mesi più caldi, ovviamente lo spazio di frenata sarà maggiore, quindi queste gomme ci garantiscono sicuramente una maggiore sicurezza anche in quest'ottica. A chi le consiglierei queste gomme? Sicuramente le consiglierei alle persone che utilizzano la moto anche in inverno per fare i loro giri in moto. Questo perché comunque sia, avendo potuto constatare che sull'asfalto si trovano un sacco di insidie, tra cui il brecciolino, l'asfalto freddo, il viscido, la pioggia, utilizzando la moto in certe temperature non possiamo esimerci da utilizzare delle coperture idonee. E poi lo consiglio a chi utilizza la moto tutti i giorni per andare a lavorare. Fare sempre avanti e indietro, con i rischi che ci sono costantemente durante il traffico cittadino o anche solo il traffico pendolare, sono sicuramente un incentivo maggiore per poter decidere di acquistare e montare questo treno di gomme. E con questo concludo il video dicendoti che se hai delle domande scrivile pure nei commenti, sarò ben felice di risponderti. Se il video ti è piaciuto magari mettimi un like e se non sei iscritto al canale, se ti va, iscriviti. Ciao e a presto!